Va ora in onda Questione di Sguardi, a cura di Maria De Nicola. Questione di Sguardi, un attimo così, così, lunatico, così, così, fantastico, così, così. Ciao, buon sabato, buon inizio weekend. Da Maria De Nicola e Massimiliano Spiriticchio. Ciao Maria, come stai? Tutto a posto. Oh, bene, che bello sentirtelo dire. Anche per me comunque. Mi fa piacere. Eh sì. Allora, ma insomma, ti è successo qualcosa di veramente particolare, mannaggia. Devo dire la verità che comunque ci ho pensato appena è successo, ma poi... Non ci ho prestato più attenzione in realtà. La cosa non mi sorprende visto che ti conosco un po'. Sì, sono abituata a scartare le cose negative, diciamo, gli episodi che possono recare energia negativa. A rialzarti in tutti i sensi. Esatto. Bravo. Anche in senso fisico, come ci racconterai tra poco. Proprio così. Che cosa ti è successo, che cosa vi è successo? Siete abituati, diciamo, a vedere una Maria che cerca di dare sempre spunti positivi. Eh sì. Su cui parlare, diciamo, confrontarci. Però oggi devo dare qualche pennellata di nero, diciamo, di colori un po' più spenti. Eh sì. Perché sabato scorso io ero a fare una passeggiata con Lorenzo. Spieghiamo chi è Lorenzo. Che è il mio ragazzo. E praticamente... Lo salutiamo, direi. Ciao. Penso che stia sentendo. Penso anch'io. Vi racconto quello che ci è successo. Avevamo deciso di andare a mangiare, ci siamo fermati al solito posto dove andiamo sempre, all'uscita dal locale. In pieno centro a Pescara. In pieno centro a Pescara, quasi diciamo la zona della riviera, sì. Che di norma la sera del sabato, quindi nel weekend, è parecchio frequentata. È successo che siamo caduti nella maniera più naturale possibile, senza niente, cioè può capitare tranquillamente di inciampare, può capitare a chiunque, è capitato anche a noi. Come si dice a Pescara, sintropica. Anche perché le strade sono quello che sono, esatto. Quindi... Bastano, esatto, mi mancava. Bastano delle piccole buche che magari non si vedono, oppure un momento di cedimento che subito si inciampa. E infatti non sono qui a raccontare questo, che diciamo rientra, come ho detto, nella normalità delle cose alla fine. Sono qui a raccontare l'attimo durante la caduta e anche diciamo il dopo, fondamentalmente. Perché quando siamo caduti sono passate vicino a noi due ragazze adolescenti e ci hanno guardato la prima volta distrattamente, la seconda con più attenzione e la terza con ancora più attenzione. Però nessuna di queste tre volte ci hanno chiesto se avevamo bisogno di aiuto, se potevano in qualche modo prestarci il minimo del soccorso necessario, anche se fortunatamente non ci eravamo fatti fondamentalmente nulla. Però credo che si tratti di umanità chiedere se si ha bisogno di qualcosa. Sì. E poi fondamentalmente, per come sono fatta io, ma anche per come è fatto lui, ci siamo rialzati senza problemi, fin quando, per dovere di cronaca devo dirlo, un signore che era sulla motocicletta ci ha visto in difficoltà, si è fermato alla prima curva e ci è venuto incontro per chiederci se effettivamente avevamo bisogno di qualcosa. Ecco, lì si è visto quell'umanità, quell'empatia, quella spontaneità nel chiedere...
proprio quello che avrebbero dovuto fondamentalmente chiedere in 20 e che non hanno chiesto prima di allora nemmeno una persona. Questa rubrica la sento come una responsabilità, sì. E quindi è mia responsabilità dire quello che penso circa l'accaduto. Perché la vita non è tutta rose e fiori, fondamentalmente. Ti sei un po' interrogata sulle motivazioni. Ho cercato di. Perché poi tornando a casa, cioè lì per lì uno non ci presta attenzione, perché sei preso dal momento, sei preso dal controllare che tutto, diciamo. Posso capirti, perché come ti raccontavo preparando questa puntata è successo qualche volta pure a me, quindi. Sì, perché uno è preso nel caldo della situazione, è preso da altre cose. Poi tornando a casa, che ho avuto praticamente la domenica anche la sera per pensarci, mi son detta: ci deve essere un motivo di questo non vedere, di questo avere una barriera sugli occhi, cioè di questo soltanto guardare senza osservare profondamente quello che succede all'altro. E fondamentalmente mi sono data quattro motivazioni che sono riconducibili però tutte a un discorso di analfabetismo emotivo, cioè non riuscire a sentire le emozioni dell'altro, non dare un linguaggio a quello che l'altro sta passando, e fondamentalmente a una mancanza di solidarietà e ad un discorso estremo di isolamento, che secondo me, vista anche la situazione attuale, sociale, che stiamo vivendo, si è esasperato e si è estremizzato, portandolo all'ennesima potenza. Sì, sì. E quindi tu dici c'è stata una mancanza totale di empatia nei vostri confronti. Eccetto quel signore che fondamentalmente poi ci ha aiutato, e lo ringraziamo, perché è proprio lì, come ho detto. Magari anche ci sta ascoltando. Quello che ho detto anche a lui, quando proprio ci ha aiutati, è stato meno male, perché mi stavo preoccupando che questa umanità, questa voglia di aiutare l'altro fosse proprio persa, fosse andata persa. E invece lui, ho visto quella luce, quel piccolo lumino di speranza, sì. Che fondamentalmente, come dico sempre, anche nelle cose negative non bisogna mai perdere. Assolutamente. Secondo me è nostro dovere cercare di capire il motivo del perché non si fanno certe cose, ed è riconducibile secondo me al fatto appunto di una voglia di pensare soltanto al proprio campo, alle proprie cose, presi anche da, non lo so, da i troppi divertimenti che magari, cioè, gli adolescenti, le persone non sono più portati a curvarsi verso una persona che ha bisogno di aiuto, ma soltanto a vedere quello che loro realmente sanno fare e quello che realmente vogliono fare. Cioè loro volevano semplicemente, secondo me, andare a divertirsi fondamentalmente quel sabato sera, senza preoccuparsi, o comunque non preoccuparsi, senza nemmeno prestare attenzione a quello che realmente era la realtà delle cose che gli stavano succedendo intorno. Eh sì. Fondamentalmente quello che mi sento di dire oggi è che bisogna recuperare questa cosa, perché non è umano, non fa parte dell'uomo, secondo me, aiutare chi non ha bisogno, chi ha bisogno di qualcosa. E bisognerebbe recuperare questa. Cioè, negare l'aiuto a chi ha bisogno di qualcosa non è umano. È proprio totalmente. E secondo me anche innaturale, cioè nel senso, l'uomo dovrebbe essere spontaneamente condotto a aiutare, a sentire sentimenti. Qua scomodi, come dire, quello che ho studiato filosofia un po', che sarei io, e cioè Aristotele diceva che l'uomo è un animale sociale. Quindi io non riesco a spiegarmi, alla luce di ciò, come ci possa essere così tanta indifferenza.
Bisogna stimolarla meglio l'intelligenza emotiva, perché ci sono tanti tipi di intelligenza, ma l'intelligenza emotiva secondo me attualmente è quella un po' più acerba. Sì, tu hai citato l'intelligenza emotiva, facciamo una cosa, ne parleremo meglio dopo, perché adesso la regia è pronta, già la vedo pronta, con una bella pausa musicale che sicuramente sarà... Come sarà? Calzerà a pennello della situazione. Lights out on every street, it's like God turned the switch on us. Shout out for someone to eat. There's nobody left but the two of us. Hold tight to memories. Oh my, it's so hard to let it go. Shout out for someone to eat. There's nobody left but the two of us. Towards the light. You said that you get your people laughing just like a happy life. All those years we spent alone, there must be life after tragedy. Shout out for someone to hear, but there's nothing left but the memory. And it was broken and wasted. We were all caught in the crossfire, and everyone stood in the way. They're just waiting for a change. They're just waiting for. Beh, questo era un brano dei Rainbow Man che si titola Crossfire. Diciamo che il titolo è un po' emblematico. Sì, perché che vuol dire Crossfire? Fuoco incrociato. Fuoco incrociato, ma noi abbiamo anche un po' azzardato, diciamo. Cioè attraverso il fuoco, potremmo sì, anche dirla così. Sì, la puoi vedere in due funzioni, diciamo, sotto... Sì. Due luci alquanto differenti, una che diciamo è positiva, quindi di attraversare le difficoltà, e l'altra è sicuramente emblematica un po' della vita, che non è sempre facile attraversare un fuoco che a volte però, è ostinato e incrociato. Però diceva che insomma l'amore è un modo per affrontare, cioè che c'è un modo per affrontare le difficoltà. Sicuramente sì, è tutto riconducibile. Quindi questo ci porta all'intelligenza emotiva che stavi che, citando. Che diciamo è secondo me un terreno che è un po' arido ultimamente. Eh sì. E,
è la capacità, diciamo così, di capire le emozioni proprie e altrui. Nei panni dell'altro, nei famosi panni altrui. Quello che mi sento di dire anche è che la disabilità, forse l'avrò detto anche in altre occasioni, è data da una società. Cioè, nel senso, è la società che rende l'individuo la persona disabile, perché è la società che, non aiutandoci, per esempio anche in quella piccola occasione, se vogliamo, di frame quotidiano a rialzarci, ci ha resi disabili. Sì, è la società disadattante. Ha accentuato una difficoltà, rendendoci agli occhi degli altri, agli occhi della società, disabili in quella situazione. Ci sono anche grandi pedagogisti che hanno affermato questo. Vygotsky. Esattamente. Ti ho interrogato, vedi? Sì, no, sì. Scherzo, allora, perché noi abbiamo questa, cioè secondo me è importante avere questa capacità anche di sdrammatizzare rispetto a delle difficoltà, come in questo caso la vostra caduta, che non è stata più che la caduta, la difficoltà è stata nella reazione della gente. È stata una reazione improvvisa, nel senso inaspettata, se vogliamo, perché era successo anche in passato una cosa del genere. O altri episodi, ma erano legati, diciamo, più a una Maria infantile, a degli amichetti, diciamo, da piccoli, da adolescenti. Può capitare di cadere anche da bambini, a me è capitato tante volte. Però l'ho vissuta nel mondo di una persona, di una bimba, di una bambina che comunque usciva e poteva capitare che magari inciampava e non veniva aiutata. Ora mi aspettavo, all'età di 23 anni, mi sarei aspettata una reazione un po' più matura anche da parte degli altri. Sì, sì. Speriamo che, insomma, in futuro... Però magari, è tutta... In realtà sono anche... Può sembrare strano, ma sarei stata doppiamente contenta se mi avessero aiutato. Certo. Ma sono stata anche contenta di aver fatto tutto da sola in quel momento, con Lorenzo ovviamente, di essere stati in grado di dimostrare che, anche se loro non ci hanno aiutato particolarmente, ce l'abbiamo fatta da soli in quella situazione. Sì. Sì, la famosa A. Che per di me autonomia. È sempre importante, non dimentichiamola. E quindi a quale conclusione sei giunta, cara? Fondamentalmente, quindi, di uno speranzoso recupero utopico, se vogliamo, anche spero di no, recupero di una vera giustizia sociale, la giustizia che appunto elimina la disabilità aiutandoci qualora non riusciamo. E credo, alcuni mi diranno, è un sogno forse, fondamentalmente credo che molti lo penseranno, che non esiste una società che elimini completamente questa cosa, comunque l'attenui nella maniera in cui mi auguro io, ma invito a riflettere su quanto è realmente pronta e civile una società del genere. È pronta e civile una società come quella che ho raccontato? Ecco, lascio questo quesito per interrogarci tutti quanti su il nostro concetto di civiltà. Ed è un bel interrogativo, in effetti, perché poi ci chiama in causa tutti quanti, nel senso che ognuno di noi... Per motivazioni diverse, infatti io non dico, non è riconducibile soltanto alla disabilità, è un po' in generale che questo può avvenire. Sì, la capacità appunto di mettersi nei panni degli altri, insomma, fermarsi un attimo e dire ma forse... Ci piacciono tanto i nostri panni, ma quelli degli altri poi non ci piacciono solo per criticarli, magari molto spesso, quindi indossiamoli un po' di più e critichiamoli un po' di meno, questo è il senso. Sì, e impareremo tante cose, è vero? Ma c'è sempre tempo per imparare, però si deve voler imparare, quello è... È il problema, molto spesso. Sì. Io voglio farlo. Mi fa piacere. Diciamo che mi iscrivo al gruppo di quelli che, insomma, vogliono sempre mi imparare. Fa piacere, mi fa piacere. Non c'è un'età per imparare, c'è sempre qualcosa di nuovo da apprendere, non solo a livello di contenuti, forse... Penso anch'io, più di a livello emotivo, è quello su cui ribatto frequentemente. Eh sì.
Allora, tra 15 giorni saremo di nuovo qui. Sì, accantonando speriamo questo cenno polemico, perdonatemelo, ma ogni tanto ci vuole. Sì, sì, ma ti dicevo, anche a me è capitato, perché andando in giro con persone che vivono la disabilità, tra virgolette, ti succede. Però la cosa che capita al caregiver è che in quel momento, come dicevi tu prima, tu non ci pensi. Tu pensi a risolvere la situazione. Realizzi nel dopo, e fondamentalmente grazie che ho questo canale, che è importante, può anche essere che non importi a nessuno quello che sto dicendo, però magari c'è quella persona che oggi si è seduta e ha detto ascoltiamo questa persona, sì, che cosa da dire, sì, e magari in quella mente, in quella persona qualcosa ho seminato, ed è importante. Speriamo proprio di sì, davvero. Allora, intanto diamo il nostro numero di telefono, lo 085 69 0227. Poi diamo il numero per SMS e WhatsApp. Abbiamo riscoperto gli SMS in settimana. Il 331 39 89 698. E poi c'è la nostra mail, che radiosperanza@diocesipescara.it. E poi abbiamo Facebook, Radio Speranza, Facebook, Instagram e YouTube. Tu sei esperta di Instagram. Instagram sempre un terreno fertile. Assolutamente sì. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Abbiamo trasmesso Questione di Sguardi a cura di Maria De Nicola.